Lettura del Vangelo di Matteo, capitolo 18. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli chiesero: Chi è in realtà il più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù, chiamato a sé un bambino, lo fece stare in mezzo a loro e disse: In verità vi dico, se non cambiate e non diventate come bambini, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Perciò chi si umilia come questo bambino è il più grande nel regno dei cieli. E chiunque accoglie un bambino come questo, per amor mio, accoglie anche me. Ma se qualcuno fa sviare uno di questi piccoli che hanno fede in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina come quella che viene fatta girare da un asino e che fosse gettato in fondo al mare. Guai al mondo a causa degli ostacoli che portano a peccare. Naturalmente è inevitabile che si presentino tali ostacoli, ma guai all'uomo mediante cui l'ostacolo si presenta. Se dunque la tua mano o il tuo piede ti porta a peccare, taglialo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita storpio o zoppo che essere gettato con due mani o due piedi nel fuoco eterno. E se il tuo occhio ti porta a peccare, cavalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita con un occhio solo che essere gettato con due occhi nella gena ardente. Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che ne pensate? Se un uomo ha 100 pecore, e una di queste si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti per andare in cerca di quella smarrita? E se la trova, in verità vi dico che sarà più contento per quella che per le 99 che non si sono smarrite. Allo stesso modo, è desiderio del Padre mio che è nei cieli che non si perda nemmeno uno di questi piccoli. Inoltre, se tuo fratello commette un peccato, va e metti a nudo la sua colpa fra te e lui solo. Se ti ascolta, hai guadagnato tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te uno o due altri, così che ogni questione sia stabilita sulla base della dichiarazione di due o tre testimoni. Se non li ascolta, parla alla congregazione. Se non ascolta neanche la congregazione, consideralo proprio come un uomo delle nazioni e come un esattore di tasse. In verità vi dico, tutte le cose che legherete sulla terra saranno già state legate in cielo, e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno già state sciolte in cielo. E in verità vi dico anche, se due di voi sulla terra sono d'accordo nel chiedere una qualunque cosa importante, questa sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Perché dove due o tre persone sono radunate nel mio nome, io sono là in mezzo a loro. Allora Pietro gli si avvicinò e gli chiese: Signore, quante volte mio fratello potrà peccare contro di me e io dovrò perdonarlo? Fino a 7 volte? Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 77 volte. Il regno dei cieli può infatti essere paragonato a un re che volle fare i conti con i suoi schiavi. Aveva cominciato a fare i conti quando gli fu portato un uomo che gli doveva 10.000 talenti. Ma siccome l'uomo non era in grado di pagare, il suo padrone ordinò di vendere lui, sua moglie, i suoi figli e tutti i suoi beni perché il debito fosse saldato. Perciò lo schiavo si inginocchiò e gli rese omaggio dicendo: Abbi pazienza con me, ti pagherò tutto. Allora, mosso a compassione, il padrone di quello schiavo lo lasciò andare e cancellò il suo debito. Ma quello schiavo uscì e trovò uno dei suoi compagni di schiavitù che gli doveva 100 denari. Afferratolo, lo soffocava dicendogli: Pagami quanto mi devi! Perciò il suo compagno di schiavitù si inginocchiò e iniziò a supplicarlo dicendo: Abbi pazienza con me, ti pagherò. Ma lui non volle, anzi se ne andò e lo fece gettare in prigione finché non avesse restituito quello che doveva. Visto l'accaduto, i suoi compagni di schiavitù rimasero sconvolti
e andarono a riferire al loro padrone tutto quello che era successo. Allora il padrone lo mandò a chiamare e gli disse: «Schiavo malvagio, quando mi supplicasti, io ti cancellai tutto quel debito. Non avresti dovuto anche tu mostrare misericordia al tuo compagno di schiavitù, come io ho mostrato misericordia a te?» Allora il suo padrone, adirato, lo consegnò ai carcerieri finché non avesse restituito tutto ciò che doveva. Il mio Padre Celeste agirà allo stesso modo con voi se non perdonate di cuore ciascuno il proprio fratello.